Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo di uno dei giocatori, se non il giocatore più discusso della rosa del Milan, che più fa parlare i tifosi, fino a qualche tempo fa li divideva come nessuno, oggi magari li ha messi un po' più tutti d'accordo, ma prima di svelarvi chi è e di parlare di lui, vi ricordo ragazzi di lasciare un mi piace al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight e il sito internet www.ecmilaninside.com. Ragazzi, vi ricordo inoltre che nelle prossime settimane avremo vari ospiti, faremo delle dirette con loro, tra cui Mirchio dei Mirchiop, probabilmente il direttore di Tutto Sport Xavier Jacobelli, Emiliano Nitti di Milanello, che cura la rubrica L'Avvocato del Diavolo, Stefano che fa le reaction con Brogna. Insomma, avremo parecchi ospiti per un canale che sta sempre più crescendo, quindi vi consiglio vivamente di seguirci e cortesemente di supportarci. Allora, ragazzi, cominciamo col video. Cominciamo con la discussione. Il calciatore in questione è Rafael Leão, che dopo le ultime prestazioni è stato ribattezzato Leão Meravigliao. Dicevo che era quello più discusso perché che Rafa avesse le qualità era fuori discussione. Ciò che ha sempre fatto discutere erano la sua testa e il suo atteggiamento. Fino all'anno scorso non era raro vedere comportamenti indisponenti da parte di Leao che magari non rincorreva l'avversario, che spesso si estraniava dalla partita, sia nella partita stessa sia da una partita all'altra. Magari la partita prima faceva un match strepitoso, la partita dopo non ne imbroccava una. Quest'anno, complice una collocazione tattica a lui congeniale e ben fissa, lì sull'out di sinistra come ala, e una continuità. Anche di, per così dire, una continuità dell'essere titolare, hanno permesso a Rafa innanzitutto di crescere e in secondo luogo di fornire prestazioni più giusto appunto continuative. L'anno scorso è vero che anche ha giocato tanto, però spesso, se non la maggior parte delle volte, ha giocato fuori luogo, fuori posizione, da prima punta che non è la sua posizione. Ecco che invece quest'anno, complice un processo di crescita e di miglioramento, che ha visto l'intera squadra alzare il proprio livello, anche Rafa sta diventando un giocatore decisivo. Le sue qualità, ripeto, sono innegabili e se da un lato già aveva fatto intravedere soprattutto lo spunto nell'uno contro uno, quest'anno sta facendo vedere anche una discreta vena realizzativa. E infatti siamo già a quota, allora, segnato col Cagliari, l'hanno dato a lui, anche se
insomma, ufficialmente è suo, ha segnato con l'Atletico, ha segnato con l'Atalanta, ha segnato con la Lazio, sì, mi pare 4 gol. No, 4 gol in... no, ha fornito l'assist con Liverpool. 4 gol in 7 partite di campionato più 2 di Champions in 9, ecco che parliamo di più o meno, matematica alla mano, un gol ogni 2 partite, che per un esterno d'attacco è un'ottima media. Se Rafa è stato più volte citato da Ronaldo come un suo possibile erede, un motivo ci sarà. E se anche Ibra, quando era arrivato, aveva deciso che lui doveva soprattutto seguirlo e stargli dietro per imparare il più possibile, ecco che, insomma, non siamo dei ciecati che vedono qualità dove non ce ne sono. Ma d'altronde, ripeto, questo non era mai stato in discussione, erano più che altro gli atteggiamenti. Però ecco che magari crescendo, anche perché ricordiamo che è un 99, alla fin dei conti è un ragazzo di a malapena 22 anni. E quindi il processo di crescita, oltre che calcistico, deve essere umano. E questo processo di crescita probabilmente sta influenzando anche il suo modo di pensare, che è la sua mente, che nel calcio occupa una percentuale che differenzia un discreto giocatore da un campione, occupa una percentuale molto molto importante. Perché se è vero che bisogna avere la qualità, ma le qualità senza la mente, senza la testa, sono nulle. Il ragazzo ha tutto per diventare un giocatore molto importante e decisivo all'interno del mondo Milan, all'interno della squadra. E se vogliamo, è anche molto più futuribile rispetto al suo, diciamo, avversario per l'auto di sinistra, che sarebbe Rebic, molto più futuribile. Quindi credo che se Leao dovesse continuare in questo processo di miglioramento, in questo processo di crescita, diventerà presto un titolare inamovibile e potrebbe farci godere parecchio. Quindi ribattezzarlo Leao, Meravigliao, ecco, nei prossimi video, magari potremmo cominciare anche a dare dei soprannomi ai calciatori simpatici per affetto, alla fin dei conti, mettiamola così. Quindi nei prossimi video Rafa sarà Leao Meravigliao. Ragazzi, io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Vi ricordo il mi piace, iscrizione, campanella. Passate nei nostri profili social. E niente, ragazzi, appuntamento ai prossimi video, alle prossime dirette, ospiti importanti. E niente, ciao ragazzi, sempre Forza Milan.